Anche Marino Moretti, come molti scrittori del secolo appena trascorso, è stato ritratto da fotografi famosi come Mario Nunes Weiss e Anton Giulio Bragaglia. In queste immagini lo vediamo giovane, in altre è ritratto con gli esponenti della letteratura e della cultura italiana dell'epoca, spesso suoi fraterni e amici. La fototeca di Moretti non è vastissima, ma rappresenta bene i momenti cruciali della sua biografia e le esperienze più significative della nostra cultura letteraria. Molto più rare, invece, le apparizioni filmate e televisive. Anche in questo caso, la discrezione e la ritrosia appare la cifra più evidente di Moretti. Alcuni brevi filmati recuperati negli archivi Rai mostrano Moretti in rare occasioni pubbliche, come quelle dei premi letterari. Qui, ad esempio, Moretti è al Premio Napoli. In quest'altro filmato lo troviamo invece a casa dell'editore Arnoldo Mondadori, insieme con altri scrittori tra i quali possiamo riconoscere Dino Buzzati, Aldo Palazzeschi e Gianna Manzini. Nel 1958 Moretti compare anche in un cinegiornale dell'Istituto Luce, dove si presta ad una insolita dedica al suo pubblico. Ed eccoci su un canale celebre, davanti a una casa umile di uno scrittore che, a differenza dei frequentatori del salotto Bellonci, probabilmente non ha mai posseduto uno smoking. Marino Moretti, il narratore della vita della provincia romagnola. Anni 72, lontanissimi ricordi giovanili di allievo di una scuola fiorentina di recitazione, una biblioteca di 50 e più volumi di poesie, novelle e racconti, scritti tutti al tavolino che fu di sua madre accanto alla finestra della casa paterna. Ecco l'ultimo romanzo, intitolato La Camera degli Sposi, che Marino Moretti offre con una dedica e un gesto simbolici agli spettatori di Caleidoscopio Chuck. Alcuni anni prima, nel 1954, Moretti aveva invece partecipato come autore al film Tempi Nostri, diretto da Alessandro Blasetti, costruito su novelle di scrittori contemporanei, tra i quali Pratolini, Moravia, Silvio D'Arzo, Giuseppe Marotta e appunto Moretti, la cui novella Scena all'aperto viene sceneggiata da Ennio Flaiano e interpretata da Vittorio De Sica. Oh, ma dove li porti sti fiori? Buongiorno. Buongiorno. A Camposanto, al Teatro 1. La reticenza nel mostrarsi di fronte al nuovo strumento televisivo emerge nuovamente in questo filmato, nel quale Moretti si concede in video solo per pochi secondi, mentre è possibile invece ascoltare la sua voce così caratteristica e perfettamente intonata al suo carattere. Marino Moretti teme l'indiscrezione della macchina da presa, non ama essere fotografato e intervistato. Siamo riusciti a vincere la sua ritrosia e a penetrare in questa casa che persino a Cesenatico pochi conoscono. Siamo stati accolti dalla cortesia indulgente di un arguto e squisito signore. Moretti non ci ha soltanto lasciato violare il suo ritiro, ma, avvenimento ancora più prodigioso, ha permesso per la prima volta che il microfono raccogliesse la sua voce. Gli abbiamo chiesto: Cesenatico e i suoi dintorni hanno influito sulla sua opera? Non mi pare, io ho trovato qui quello che mi piaceva, è vero, solamente questo. Non ho inteso fare la storia di Cesenatico e dei pescatori, è vero. Ma certo che Cesenatico ha voluto dire molto, almeno per i primi libri, per i primi che poi sono tre o quattro. Ha incontrato difficoltà per pubblicare il suo primo romanzo? Siamo voluti 5 anni per pubblicarlo, anzi. L'editore che lo pubblicò poi, che era Treves, è vero, lo respinse, il manoscritto fu respinto. Io lo portai a Roma, il manoscritto, e Bellonci, è vero, che era redattore del Giornale d'Italia, lo fece pubblicare sullo stesso Giornale d'Italia, cosa rarissima allora. E lì il romanzo piacque, e dopo da allora poi Treves lo pubblicò. Perciò sono un po' legato a questo breve romanzo. Per ragioni cronologiche, la televisione mostra un Moretti già avanzato negli anni, eppure ancora straordinariamente vivace, come in questa intervista al Premio Viareggio del 1970, L'unica conosciuta, nella quale contraddice più volte il giornalista Luciano Luisi.
È veramente un privilegio raro incontrare Marino Moretti, no, perché no, è uno scrittore è che... È un privilegio per il semplice fatto che non ho mai fatto queste cose, è vero. Appunto, no, che nella sua lunga vita, a 84 anni, 85 come dice lui, forse per civetteria, ha sempre rifiutato ogni pubblicità e no, ci racconta che... 85 non ne ho 85, appunto. Ma se no 84 e 1. E 1. E avendo 84 e 1 al mio paese se ne ha 85. E io accetto. Accetta. Ma dico, durante tutta questa vita lei dice che ha avuto pochissimi amici, o quelli che ha avuto non no, ci sono più? Ho avuto molti amici. Molti amici quando ero giovane e quando poi non era ancora vecchio, insomma. Però sono tutti morti, meno uno. Chi è? Aldo Palazzeschi. Aldo Palazzeschi. Meno uno, che ha la mia stessa età, e ci siamo incontrati a 16 anni e da 16 anni io sono amico di Aldo, senza che ci sia stato mai uno stretto fra noi, quasi 60 anni. Ecco, lei ha detto quasi 60 anni, e questo mi fa pensare che le poesie scritte con l'apis sono uscite proprio 60 anni fa, possiamo dire, sì. Nel 1910. Sì, 60 anni fa. 60 anni 60 fa. Anni fa, sì, sì. E adesso non mi piacciono naturalmente, perché mi devono piacere, però sono molto conosciuto, no? Ma io credo che siano conosciute per il titolo più che per altro, perché il titolo era molto strano. È vero, 60 anni fa. 60 vero, anni fa. Perché volevano significare che potevano essere cancellate, no? Con un altro libro di poesie, L'ultima estate, che è uscito proprio quest'anno. Sì. Ho voluto concludere questa lunga carriera di scrittore. Sì, è stato scritto dopo che ho compiuto gli 80 anni. E ho cominciato con una poesia, quella poesia, quel poemetto intitolato a mio padre, che finisce il libro. E che è piaciuto, forse qualcuno ha detto che è la migliore delle poesie. Io ho cominciato con quello. Ma siccome sempre io ho scritto un libro su mia madre, che ha avuto sì, un certo successo, qualche tempo fa era in tutte le case, sa? Era un libro che è considerato un po' di amicistiano, ma non è vero, non è vero. Insomma, io stimo di amici, è vero. Ma non sono un demiciziano, non lo sono, io ho molte unghie nel mio velluto. Certo, e sono quelle unghie con le quali si è opposto con la sua opera in prosa e in poesia al clima ancora d'Annunziano. Questo è il debito che noi abbiamo assunto verso lei. Io devo dire che ammiro molto D'Annunzio. Ed è uno scrittore che leggo ancora, cioè che riscopro, appunto perché mi piace quelli che sono diversi da me. In fondo mi piacciono quelli che non mi somigliano, perché è già troppo Marino Moretti per me, immagino per gli altri. E come mai ha voluto concludere? Perché lei dice che è il suo ultimo libro, noi ci auguriamo che ne vengano altri. È l'ultimo libro, sì, è vero, è l'ultimo libro. Ma contemporaneamente a quel libro io ho scritto un diario, che non pubblico ora. Sempre in versi? Sempre in versi, perché non posso scrivere che in versi oggi. Quindi lei dal primo libro che in versi è tornato alla poesia della sua giovinezza, questo che cosa dice? Ma questa è la poesia della vecchiezza, che è un'altra giovinezza, perché c'è uno scrittore francese del 700 che dice che la più bella età dell'uomo è la vecchiezza. È uno scrittore, adesso non mi ricordo il nome, ma un grande scrittore francese del 700. Nel 700 capivano queste cose. In fondo aveva ragione, se questo libro come è stato giudicato, voglio, è veramente un libro. Ma io non voglio dire che io sia estremamente giovane. Ma io non voglio dire che sono giovane, perché ho anche degli acciacchi e quindi so benissimo di essere vecchio. Però qualche cosa di me, di giovane, rimane dentro, è vero. Fuori no. Lì non si vede, e poi sono belle le cose che non si vedono, no? Sempre Luciano Luisi realizzò nel 1978 un breve servizio su Moretti, nel quale lo scrittore non parla, ma dove le immagini sono preziose, perché mostrano la casa di Cesenatico affollata di libri e dei quadri degli amici, tra i quali spiccano quelli di Filippo De Pisis.
Il convegno dedicato a Marino Moretti nel 1975, al quale parteciparono i più illustri critici letterari italiani, trova ancora spazio nella televisione di allora. Vi compare un Moretti ormai novantenne, che non rinuncia però ad ascoltare quello che gli studiosi dicono di lui. In questo servizio televisivo, alle immagini del convegno si aggiungono interviste a Claudio Marabini e a Geno Pampaloni, due critici che hanno legato indissolubilmente, seppure in modo diverso, il loro nome a quello dello scrittore di Cesenatico. Neppure questa volta, io credo, la critica riuscirà a costringere Marino Moretti dentro una definizione. Qui, secondo me, è proprio il segreto del fascino di Moretti, che è, sì, uomo dell'Ottocento, ma ha saputo innestare su questa cultura e su questa sua formazione un sentimento del mutamento del tempo, dei tempi che sono cambiati e della necessità dell'uomo, anche novantenne, di adeguarvisi. In questi ultimi anni della sua vita, Marino compare già in qualche ripresa amatoriale, come in questa, realizzata nel suo giardino in occasione dei festeggiamenti promossi dall'azienda di soggiorno per il suo novantesimo compleanno. Moretti muore il 17 luglio 1979. Il filmato amatoriale in Super 8 del suo funerale ci offre una preziosa testimonianza sia sugli intervenuti celebri, sia sulla grande partecipazione della gente di Cesenatico. Un'altra breve ripresa mostra, nel primo anniversario della morte, lo scoprimento della lapide sulla facciata della casa, abitata ancora per breve tempo dalla sorella Ines. Proprio in quegli anni vanno in onda sulla Rai due sceneggiati tratti dai romanzi di Moretti. La vedova Fioravanti, con Lina Volonghi, ancora in bianco e nero, segue lo stile teatrale delle prime riduzioni televisive, mentre l'Andreana, già a colori, coinvolge i luoghi e la gente di Cesenatico nelle riprese. E grazie anche agli straordinari interpreti, Gastone Moschin e Ilaria Occhini, mantiene viva la fama di Moretti al vasto pubblico della televisione, ancora anni dopo la sua morte. In questo mercato del pesce siamo venuti a salutare per l'ultima volta Baron Tony Pagan, che per tanti anni è stato il primo pescivendolo di Cesenatico. Sta a sentire. Il babbo aveva in fiducia tre barche, il disturbo, il rifiuto e il crocefisso, e su quelle abbiamo una caratura, cioè il padrone è tenuto a darci il pesce da mettere sul mercato. Ma il mercato, qualcuno ci deve andare. E perché non ci vai tu, scusa? Non eri anche tu una pescivendola, anche se adesso sembri una signora? Sì, ma pescivendola da pescheria. Poche immagini, dunque, quelle che riescono a cogliere Moretti in video. Eppure sufficienti per confermare, col suono della sua voce e negli stessi sguardi, quanto raccontato dalla critica. Marino che sfugge al cliché tranquillizzante, inizialmente cucitogli addosso, e che rivendica anzi la sua capacità di graffiare con la penna e la pagina scritta. Una vivacità che mostra oggi tutta la sua attualità. Ho molte unghie nel mio velluto.